Per capire quello che sta succedendo in Etiopia e nel Corno d'Africa in generale, bisogna riuscire a contestualizzarlo. Quindi inizio dalla storia. Quando all'inizio degli anni 90 il Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea riesce a ottenere l'indipendenza per l'Eritrea, in Etiopia sale al potere il TPLF. Riuscire a capire questi due modelli di lotta è utile per capire quello che poi succederà nei 30 anni successivi. Allora, la lotta eritrea è caratterizzata dal fatto che tutte le nuove etnie eritree combattono sotto un'unica bandiera per ottenere l'indipendenza. Il TPLF invece è uno dei tanti fronti popolari che in Etiopia combattevano per destituire il potere. Una volta che il potere in Etiopia viene destituito, la lotta eritrea riesce ad ottenere l'indipendenza per l'Eritrea. Mentre in Etiopia sale al potere il TPLF, che come ho detto è solo una delle tante realtà etniche che combattevano per destituire il potere in Etiopia. Quindi una minoranza riesce ad entrare nella sala dei bottoni e a dominare l'intera Etiopia. Qui iniziano i problemi dell'Etiopia di oggi. Una domanda interessante è come ha fatto il TPLF a mantenere il controllo dell'Etiopia, che non è un piccolo paese, per tanti anni. Ci riesce ottenendo la benedizione degli occidentali. Diciamo che è un classico. L'Etiopia del TPLF riesce a crearsi un'apparenza democratica che gli permetterà di mantenere il controllo dell'Etiopia per circa 27 anni. In questa nuova Etiopia le etnie e le regioni sono, diciamo, impacchettate in una repubblica federale democratica, che però è apparentemente democratica. Una delle azioni più intelligenti o furbe che ha fatto il TPLF in quel periodo è quella di riuscire a mettere persone di etnia tigrina fedeli al TPLF nei ruoli chiave del funzionamento della federazione. Riuscivano addirittura a controllare le elezioni, ma anche laddove non fossero più riusciti, avevano comunque in mano l'Etiopia. I servizi segreti, che erano quelli che dovevano proteggere un eventuale premier, erano sotto il loro controllo, come anche le più alte cariche dell'esercito appartenevano agli uomini del TPLF. Di fatto hanno creato una massoneria. Grazie a questo potere il TPLF riesce anche ad allargare i confini del Tigray, rosicchiando i territori delle etnie vicine. Poi, per ripagare anche la benedizione dell'Occidente, decide di svendere i territori delle altre etnie alle multinazionali. La benedizione occidentale viene ripagata, almeno parzialmente. Il TPLF cerca anche di allargare i confini del Tigray invadendo l'Eritrea. Questo nel 98-2000. Nel 2000 l'Etiopia e l'Eritrea firmano un trattato di pace, che è il Trattato di Algeri, che sanciva il fatto che la questione sarebbe stata risolta tramite una commissione delle Nazioni Unite che avrebbe deciso quali erano esattamente i confini tra Etiopia e Eritrea. Ed entrambi gli stati erano tenuti a rispettare la decisione. Invece, quando arriva la decisione di questa commissione, il TPLF decide di non rispettare questa cosa e continua ad occupare i territori che a questo punto erano ufficialmente riconosciuti come eritrei internazionalmente. Come garanti del Trattato di Algeri c'erano tutte le realtà, c'era l'Unione Europea, l'Unione Africana, gli americani, però quando il TPLF decide di non rispettare la decisione, stranamente tutti si girano dall'altra parte e fanno finta di niente. Allora, l'uomo forte del TPLF si chiama Meles Zenawi. Dopo la sua morte nel 2011, per il TPLF inizia un lento declino. Il declino definitivo avviene nel 2018, quando in seguito all'ennesima manifestazione repressa brutalmente, il premier fantoccio dell'epoca si dimette e prende il suo posto Abiy. Abiy appartiene a due etnie, per metà Oromo e per metà Amhara, e doveva essere l'ennesimo fantoccio intrappolato nel sistema che aveva creato ad arte il TPLF. Invece, in qualche modo Abiy riesce a smarcarsi dal TPLF. The security entity had become a family entity. You know, if I want to travel outside, I don't know what can happen on the air. I cannot trust the airplane. So if I do not have a liberty for myself, what can I do? Nel 2018 firma un accordo di pace e cooperazione con l'Eritrea e decide di rispettare il Trattato di Algeri. Quindi i territori che per 20 anni e passa sono stati tenuti sotto il controllo dell'Etiopia vengono restituiti all'Eritrea. Dr. Abiy wasado Heria, qallil Heria kuna. Ne 25 annatat eddel tafatirulna, hunatat taqayirulna, nab zahashe dhab dabe ma'balen khayd alla nab zbalna luwan, ta eddel taqallifna 25 annatat wahed gize kuna. Lomi abzi hiji zalna yagin. ንብረትና በሙሉ መልስ ነው። ነ ዶክተር አቢኻ
እንኳ ሐጎሰካ እንኳ አወተካ በሐንሳብ አለና መጻጉዕዘና በሐደ አለና ትገጥመና ብድሆ ትገጥመና ዕድል በሐደ ክንገጥሞ ኢና ንኽውለ ኢና ክንሰጉረ ኢና ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እንኳ ሐጎሰካ ክቡር ፕሬዚዳንት ሀገረ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም አስመራ ድማ ወደ አፈይ ዝከበርካ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ይግባአካ እዩ ውግእን ወረ ውግእ ንስማ ይኣክል ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ዘለዎም ጻምእን ቅሩብነትን እንትገልጽ ሓጎስ ይስማዓኒ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም እንተፈጢሮም እንታ ሓቢሮምን ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሰላምን ልምዓትን ዞባ ክኸውን እዩ ኩሉ እናሃለወና ከም ወላሓንቲ ዘይብልና ሃብታማት ክንስናን ከምስኡናትን ምጉድራትን ከይና ዜጋታትና ኣብ መልእልቲ ዓለም ከርተት ይብሉ ኣለዉ እዙይ ከበቃ ኣለዎ ስደትን ውርደትን ይኣክል ውግን ወረ ውግእ ይኣክል questa è anche una delle motivazioni per cui Abiy diventerà premio Nobel per la pace cercheranno di assassinarlo più volte andandoci vicino ma non riuscendoci a questo punto Abiy decide di allearsi con tutte le forze politiche dell'Etiopia e riesce a individuare i membri del TPLF che nell'ombra controllavano e destabilizzavano l'Etiopia. A questo punto tutti questi elementi che vengono individuati diventano dei ricercati. Qui la stampa internazionale in coro attacca Abi con l'accusa che sta prendendo di mira solo persone di etnia tigrina. Questi ricercati si nascondono nel Tigray e complottano per fare un colpo di Stato che a parer loro dovrà riportarli al potere nel giro di una settimana. Il TPLF attacca nella notte l'esercito federale che è di stanza nel Tigray. E come lo fa? Lo fa tramite delle cellule dormienti che facevano parte dell'esercito federale. Niente, questi nella notte si svegliano, trucidano i loro compagni. Chi riesce a sopravvivere al tempo di reagire viene spinto nei confini eritrei. Questo forse per innescare un conflitto con l'Eritrea. Ma gli eritrei non sparano, anzi accolgono e proteggono l'esercito federale etiope. Questa cosa al TPLF non gli va giù. Quindi cosa fa? Incomincia, e lo fa per due settimane, a lanciare razzi nella capitale eritrea. Ad Asmara. In quel periodo il TPLF gestiva in Etiopia due televisioni e tramite queste due televisioni propagandavano al mondo che con il lancio di questi razzi erano riusciti a radere al suolo Asmara. Io ero là durante queste due settimane e la verità è che a parte i rumori inquietanti, che effettivamente erano inquietanti, niente è stato colpito. Quindi dopo il lancio dei razzi l'Eritrea entra in silenzio stampa. Non dice niente, ma incomincia a collaborare con l'Etiopia per combattere questi che a questo punto sono dichiaratamente un nemico comune. Quindi per la prima volta nella storia, Eritrea ed Etiopia combattono insieme fianco a fianco. Questo alle solite grandi realtà non piace, anche perché stanno combattendo quello che è il loro braccio armato nel Corno d'Africa. Lo è stato per 30 anni. La prima reazione è quella di accusare l'Eritrea e l'Etiopia di commettere un genocidio, di stuprare le popolazioni del Tigray e così via. Nel frattempo l'Etiopia inserisce il TPLF nella lista dei gruppi terroristici. Gli Stati Uniti invece pressano Abiy perché deve trattare con il TPLF. Loro non trattano con i terroristi, ma Abiy e l'Etiopia dovrebbero trattare. Quindi due pesi, due misure, come al solito. Abiy replica agli Stati Uniti che quello che sta succedendo in Etiopia è un affare interno e quindi è legittimo che l'Etiopia reagisca per mantenere l'integrità dell'Etiopia. E questi affari interni sono di competenza dell'Etiopia e non degli Stati Uniti. Questo agli Stati Uniti non è che piaccia molto proprio come atteggiamento. Ancora oggi gli americani, l'Unione Africana, l'ONU, l'Unione Europea coprono a livello diplomatico le azioni del TPLF.
mentre tutte le grandi testate internazionali la coprono a livello mediatico. Ad un certo punto tutta la stampa dichiara che il TPLF sta vincendo contro l'esercito federale etiope. Dicono addirittura che sono arrivati alle porte di Addis Abeba. Nel frattempo, ad oggi sono passate circa 2 settimane, non se ne parla più. In Addis Abeba viene organizzata una grande manifestazione dove gli etiopi manifestano per dire alle grandi realtà come la CNN e compagnia bella di smetterla di mentire su quello che sta succedendo in Etiopia. Shame on you. This is Addis Ababa. As you can see, everybody's out here happy, shouting, determined to fight TPLF and telling you, the US government, everyone else who is following this, stay away from Ethiopian politics. Just leave us alone. Hands off. This is Africa. You know you think Africa is stupid, but we're not. We know where you're heading. So you've got to respect us. Gli eritrei e gli etiopi sanno che in Etiopia il TPLF in questo conflitto ha commesso violenze brutali. Amnesty International, in un report che ha fatto ultimamente, ne prende atto. Dichiara che effettivamente queste cose sono successe. Però chiede al TPLF di individuare i sospetti stupratori e di rimuoverli, diciamo, dai suoi ranghi. E questo, anche se non sembra, è di nuovo un coprire, aiutare, fiancheggiare il TPLF. Perché questi atteggiamenti sono sistematici. Erano già successi nel 98, quando cercava di allargare i confini del Tigray verso l'Eritrea, aveva occupato Badme, lo aveva fatto violentando, uccidendo, stuprando le donne che erano lì. E questa è una cosa sistematica. Far finta che non sia una cosa sistematica è proteggerli. Sono un gruppo terroristico. L'ho già detto, lo ridico, i 27 anni di potere del TPLF sono stati possibili perché avevano l'appoggio di tutte le realtà più influenti del pianeta. Senza questo appoggio il TPLF sarebbe scomparso in maniera abbastanza naturale. Invece sono stati spalleggiati e aiutati da realtà molto grosse che le hanno utilizzate come il loro braccio armato nel Corno d'Africa. A proposito degli Stati Uniti, tre giorni dopo il report di Amnesty International, fanno un comunicato dove per l'ennesima volta mettono sanzioni all'Eritrea. E la motivazione dichiarata sarebbe che l'Eritrea sta minando la stabilità e l'integrità dell'Etiopia. Cioè, e qui siamo proprio alla follia pura. Gli Stati Uniti scavalcano il legittimo governo dell'Etiopia e decidono che sono loro a doversi occupare della stabilità e dell'integrità dell'Etiopia. Un po' come se l'Etiopia fosse il 52esimo stato americano. Il giorno dopo questa dichiarazione, il governo etiopio ovviamente chiede, in poche parole, di smetterla di molestare l'Eritrea, perché quelli che stanno minando la stabilità e l'integrità dell'Etiopia è il TPLF e non l'Eritrea. Diciamo che questa è un po' la situazione generale dell'Etiopia fino ad oggi. Io spero vivamente che l'Etiopia alla fine resista e prevalga su questi che sono un gruppo terroristico che gli eritrei, ahimè, conoscono molto bene.